Previously on the Chess Plate. Il perché esotico di quest'arma farà tornare nel caricatore i proiettili sparati contro nemici affetti da stasi. Inoltre questo ci permetterà di accumulare un moltiplicatore che una volta al massimo potrà generare un piccolo portale da cui arriveranno proiettili provenienti da un'altra linea temporale. E se vi dicessi che sono riuscito a mettere le mani su quest'arma un mese prima dell'uscita del DLC? Come? Volete sapere come ho fatto? Beh, potrei dirvelo, ma... Non ho nemmeno il tempo di spiegare, perché non ho tempo di spiegare. Ok, non è vero, è che ho sempre voluto dirlo. Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a riprodurre il più fedelmente possibile quello che sarà il senza tempo per spiegare con l'arrivo di Oltre la Luce. In caso non ve ne foste mai accorti, in questi anni sono state inserite due armi quasi identiche esteticamente al fucile dell'ignota. Queste sono il Macchina dei 4, aggiunto con la maledizione di Osiride, e l'esortativo, aggiunto con Shadowkeep. Ora ho scelto l'esortativo per un semplice fattore di perk. Per ottenere poi il perk dei proiettili temporali abbiamo richiamato il nostro caro artista in fuga che ci permette di trasformare le granate in un'anima d'arco senziente che ci aiuta durante i fight. Mettendo quindi insieme questi due pezzi vi presento il prototipo del senza tempo per spiegare. Ok, allora diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di andare a riprodurre il più fedelmente possibile, per quanto ovviamente sia possibile, l'effetto che poi dovrebbe avere l'ingrediente principale, il senza tempo per spiegare. Come è uscito l'ingrediente principale? Ecco, The Real Deku. Vai anima d'arco, fai il tuo dovere. Ah, The Real Deku scarso. Corpo a corpo dei cacciatori. L'avete visto tutti arrivare. Ora, ovviamente, per tanti fattori, questa build non può riprodurre fedelmente l'ingrediente principale. Ma perché ingrediente? Ma cosa c'entra l'ingrediente principale in tutto ciò? Dicevo, questa build ovviamente non può riprodurre fedelmente il senza tempo per spiegare per ovvi motivi. Innanzitutto, questo impulsi sì, esteticamente è uguale, ma potrebbe benissimo essere diverso poi il senza tempo per spiegare, non l'ingrediente principale. E ovviamente poi il senza tempo per spiegare, non l'ingrediente principale, lo useremo in tutt'altro meta. Un meta che speriamo non sia governato così violentemente dagli amici automatici. Cosa sta facendo questo uomo? Vabbè. Vai ingrediente. Ma perché? No raga, non ce la faccio più. Ma che c'entra l'ingrediente principale? Ok, qui avete visto tutta la potenza del senza tempo per spiegare. Io ti giuro non so cosa c'entra l'ingrediente principale. Perché l'anima d'arco è fortissima, ma rimane sempre un IA, nel senso che non è un guardiano vero e proprio, non è una persona che spara. Quindi è mezza rincoglionita, mi sono incastrato. Oddio che culo. Oh no. Nice. Quindi diciamo che l'anima d'arco è fortissima di per sé, ma appena gli si muove il bersaglio inizia a sbarellare. Non ci capisce più niente. Al momento questi impulsi più o meno dovrebbe avere lo stesso time to kill di un 140, se non sbaglio. Però teoricamente dovrebbe avere lo stesso time to kill di un 140, quindi con 3 colpi in testa dovrebbe uccidere. No, dai, no. Scemo, scemo, zitto proprio. Però, in queste situazioni ancora, finché il meta rimane questo, fame ruggente, è proprio una spanna sopra, non ci possiamo fare minimamente niente. Poi sicuramente questo non è il miglior roll che si può ottenere con questi impulsi. Preparazione militare fa sempre schifo generalmente sulle armi, infatti. Nice amico con l'arco. Go go go! Senza tempo per spiegare. Non c'è più nessuno. A chi spiego? Ok, bravo. No, lo sapevo. Fuoco celestiale. Bastava che mi giravo. Poi ovviamente nemmeno a dirlo, ma un altro difetto di questa build è il fatto che
l'arma non ha il secondo perk del senza tempo per spiegare, ovvero la morte intrinseca della scarlatta. Dicevo, una pecca fondamentale è il fatto che l'arma non ha il secondo perk del senza tempo per spiegare. Se colpiamo un nemico affetto da stasi, i colpi ritorneranno nel caricatore. Che è un perk che sicuramente è comodo, però effettivamente non so quanto riusciremo a utilizzarlo per bene, diciamo. Hello. No, sei imbarazzato. Godo tantissimo che non ti è entrata la spallata. Dicevo comunque, questa build già di per suo non è malissimo. Di per suo non so parlare. Vabbè, lo meritavo. Questo pugno io lo meritavo. In faccia studenti qua. Dicevo, già comunque di per sé questa build non è malissimo. Se considerate che è fatta da un'arma che non è in meta, perché gli impulsi al momento non sono in meta. Madonna, ti piasse un colpo. Godo. Considerate poi il fatto che magari il meta cambierà e probabilmente il senza tempo di spiegare sarà una delle armi in meta con il prossimo crogiolo. Non morire. Colpi. Sei scarso a merda. Godo tantissimo. Go go, anima d'arco si è scaricata. Morri. Sono scarso. Non c'è niente da fare. In più, quando potremmo utilizzare il senza tempo per spiegare, in tutto ciò avremmo la granata, che io non sto usando perché la sto trasformando in un'anima d'arco. Avremmo anche, dicevo, il perk che al momento non stiamo usando perché non c'è quest'arma. E soprattutto l'arma probabilmente sarà in meta e non sarà outgunnata malamente dagli automatici. Si spera. Guarda il danno che mi fa questo coltellino. Il bello dell'anima d'arco è che dura 20 secondi. Non so quanto poi durerà quell'affare del senza tempo per spiegare. Né soprattutto... Porca miseria, ho finito i colpi. Né soprattutto dopo quanto si attiverà. Perché questo coso si attiva quando... Nice comunque. Questa mini anima d'arco particolare, diciamo, si attiva quando accumuliamo, quando abbiamo accumulato il perk dei i colpi che colpiscono un bersaglio affetto da stasi e tornano nel caricatore. Quindi bisognerà anche innanzitutto vedere quanto spesso riusciremo ad attivare il perk. E poi anche quanto farà male e quanto effettivamente durerà. Poi per chi non lo sapesse, il catalizzatore di quest'arma, cioè di quell'arma, non di questa precisamente, andrà a, porca miseria, ad aumentare la cadenza del portalino. Quindi in realtà probabilmente quest'arma sarà particolarmente forte magari in combo con una sottoclasse della Stasi, oppure se i nostri compagni utilizzano una sottoclasse della Stasi. Dai, cazzo, si è scivolato. Sennò questo col flinch col cavolo che mi prendeva. Madonna, questo è... Sono scandalosi sti due. Dai, guarda. Cioè, è scandaloso. È scandaloso. Ah, com'è? Sei morto? E che è successo? Oh, ma non è riuscito più a cecchinare, ma come mai? Ma forse è l'anima d'arco? Ah, che strano, stranissima sta cosa. Ok ragazzi, quindi questo potrebbe essere il senza tempo per spiegare quando appunto uscirà insieme al DLC. Ovviamente c'è da considerare che poi l'arma avrà un perk in più, potremmo utilizzare le granate perché adesso io stavo usando come anima d'arco, potremmo utilizzare un altro pezzo esotico che adesso io stavo usando per l'artista in fuga e molto probabilmente l'arma sarà decisamente più in meta di quanto non lo sia adesso. Detto questo, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Come al solito vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle notizie in uscita. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!
Siamo la tua salvezza.